È in funzione a Muggia la palestra Pacco, uno dei nuovi centri vaccinali allestiti dalla Regione attraverso l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. La struttura, ottimamente segnalata per consentirne il raggiungimento anche a chi non fosse pratico del borgo istroveneto, vaccinerà i cittadini di Muggia, di San Dorligo della Valle e anche alcuni triestini. Asugi dunque amplia il numero delle strutture per far fronte agli obiettivi fissati. Più vicino si va alle persone, più dovrebbe aumentare l'adesione. Questo è uno sforzo sulla prossimità che stiamo facendo. È evidente che però per fare questi sforzi bisogna avere dimensioni adeguate, strutture adeguate e soprattutto un'adesione importante. Abbiamo aperto questa settimana nuovi 4 centri vaccinali per aumentare la capacità di vaccinazione. Abbiamo impegnato molte risorse, molto personale, molta organizzazione. Il centro vaccinale di Muggia, situato in via D'Annunzio, sarà aperto ogni giorno dalle 8 alle 19 e con una media di un vaccino ogni 6 minuti garantirebbe 660 inoculazioni quotidiane. Lo schema è quello per certi aspetti consolidato: accettazione, triage, inoculazione e cosiddetto spazio riposo. Durante l'informale inaugurazione della struttura, il sindaco di Muggia Laura Marzi, l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi e il direttore generale Asugi Antonio Poggiana hanno sottolineato il lavoro congiunto di tutte le forze istituzionali e volontarie che garantiranno il funzionamento del centro. Poggiana poi ha rivolto un ulteriore appello inteso a non vanificare quanto si sta realizzando per affrontare la pandemia attraverso l'unica arma che può aiutare tutti ad uscire da una situazione drammatica come quella che stiamo affrontando. In questi ultimi giorni di questa settimana sono ancora disponibili circa 2.000 posti prenotabili, quindi invito la popolazione veramente ad anticipare chi è già prenotato e chi non si è prenotato a prenotarsi.